Benvenuti in Tesla News. Oggi un'appassionata di cancelleria come me non poteva rimanere in silenzio ed eccomi qui a mostrarvi l'ultimo arrivato in casa Tesla, il diario creativo. Pronti a scoprirlo? Vediamolo nel dettaglio. Allora, eccoci e scopriamo appunto il diario all'interno. Quando arriverà a casa vostra lo riceverete con questo imballaggio che poi andrete appunto a rimuovere. E una volta appunto rimosso troverete il quaderno con una copertina appunto rigida. All'interno troveremo una placchetta in alluminio formata da 4 anelli. In questi anelli ci sono tutti appunto i fogli che adesso andremo a scoprire e sono tutti progettati con 4 fori. La pagina iniziale, diciamo, l'abbiamo dedicata un po' alle informazioni personali, quindi il nome, il cognome, la data di nascita, informazioni che potete inserire in caso di smarrimento del quaderno, appunto sapranno a chi riconsegnarlo. Abbiamo anche inserito delle finestrine dove ci sono degli obiettivi da raggiungere o dei promemoria, quindi vorrei imparare a e potete inserire quello che più vorrei fare e c'è l'altra finestrina, le mie creative preferite, quindi potete aggiungere i nomi o i canali YouTube delle persone che vi spronano e vi danno consigli. Infine ci sono anche delle piccole frasi da completare, come per esempio: lavoro ad uncinetto da quando ho imparato a lavorare ad uncinetto grazie a, e il mio negozio di fiducia per filati e accessori è. Queste sono piccole frasi da completare, visto che comunque parlando con voi in assistenza abbiamo capito che comunque dietro la vostra passione c'è comunque una storia o un qualcuno che vi ha insegnato. Dietro appunto la pagina di presentazione c'è un piccolo spazio dedicato alle note, così potete appuntare qualsiasi cosa, ecco, vi può passare per la testa in quel momento, delle cose che vi occorrono per inserire nel prossimo ordine, insomma tutto quello che preferite. La seconda pagina riguarda i miei filati preferiti. Perché questa pagina? Perché molto spesso anche in assistenza qualcuno ha dimenticato il nome di un prodotto che ha utilizzato in passato oppure ha dimenticato le caratteristiche nello specifico, quindi qui potete appunto inserire i nomi dei filati, la composizione, quindi cotone, acrilico, lana, insomma tutto quello che vi occorre per riconoscerlo, il numero di ferri, il numero di uncinetto, i grammi, i metri e il costo, ecco, se volete inserirlo. La pagina, ecco, in questo caso successiva è uguale, così avrete più spazio per appuntare i vostri filati preferiti. Poi abbiamo la pagina millimetrata, l'abbiamo chiamata così appunto perché può servire a puntare uno schema, un disegno, un punto da realizzare. In tal caso nel quaderno trovate 6 pagine di questo formato, che appunto moltiplicate fronte e retro sono comunque 12 spazi dove poter appuntare i vostri schemi e i vostri progetti. Abbiamo dedicato uno spazio anche ai simboli che trovate sulle fascette dei prodotti, in modo da conoscere il lavaggio e la stiratura semmai del capo una volta terminato. Nella parte retro invece troviamo dei punti appunto basilari più che altro, che comunque possono aiutarvi nella lettura degli schemi che trovate un po' sia su internet che su vari libri di uncinetto e ferri da maglia. La pagina, a mio parere, ecco, più bella è proprio questa dedicata al progetto, quindi potete appunto inserire tutte le informazioni e ci sono anche dei piccoli gomitolini 5 in particolare che indicano la difficoltà del progetto. Potete appuntare la data di inizio e la data di fine, da chi avete preso l'ispirazione, il filato che andrete ad utilizzare, il colore, il numero di partita, attenzione, lo ricordiamo sempre di appuntarlo in qualche modo, così se dovesse, ecco, occorrere dell'altro filato sapete il numero da richiedere o in assistenza, oppure che potrete direttamente controllare sulla descrizione del filato presente in catalogo, la quantità che avete utilizzato, così qualora dovreste appunto riproporlo sapete già quanto ne occorre, i ferri, l'uncinetto, quindi i numeri che andrete ad utilizzare e le note che più ritenete, ecco, importanti da segnare appunto per il vostro progetto. C'è anche la possibilità di applicare la foto,
quindi o la scattate voi in un formato piccolino, oppure ritagliate da una rivista il progetto e potete salvarla. Nella parte retro invece abbiamo creato delle misure utili appunto ai vostri progetti, quindi potete appuntare, non so, per il cappellino per esempio i centimetri, quindi il diametro che andrete a realizzare. Il progetto è quello di una maglia, poi potete appuntare, insomma, seguendo tutte le indicazioni con i numeri, i centimetri che andrete a lavorare. Alla fine delle 6 pagine dedicate ai progetti e seguite dalle misure utili, troviamo adesso lo spazio dedicato alle note, quindi a tutto ciò che volete appuntare. Avrete dei blocchi, ecco, di fogli a righi bianchi, a quadretti bianchi, a quadretti gialli e a quadretti azzurri. Il tutto si completerà con dei fogli in plastica trasparenti, dove all'interno il consiglio, ecco, è quello di inserire delle fascette di filati che utilizzerete durante appunto la scrittura di questo quaderno, così avrete tutto tutto racchiuso all'interno e potrete sempre controllare il numero di partita, le varie caratteristiche dei prodotti che avrete utilizzato. Che dire allora, un progetto davvero utile ed interessante. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che sul nostro sito troverete le varie pagine da acquistare singolarmente, quindi basta andare sulla pagina www.tessiland.com, andare nella categoria editoria e nella sottocategoria merchandising, così potrete trovare tutto quello che c'è all'interno del quaderno anche sfuso singolarmente. Detto ciò, io vi ringrazio, vi ricordo di seguirci sui vari canali social, quindi Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, di attivare la campanella e di iscrivervi al canale YouTube, e al prossimo video, ciao!